Paolo, buongiorno. Buongiorno. Senti, con te oggi parliamo di pesce, anche di cacciucco, però noi siamo a Pistoia, siamo alla Taverna dei Frati, il convento. Il convento. Parliamo un po' della nostra cucina che siamo venuti qui a portare a Pistoia, dalla provincia di Livorno. Dopo 2 mesi e mezzo che abbiamo preso in gestione questo locale, parliamo di una grande selezione di piatti di pesce, ben ricercati, ben curati. Abbiamo il cacciucco che è famosissimo piatto livornese, poi abbiamo le triglie, le acciughe, gli spaghetti alla marinara, abbiamo il riso mare, i crostacei, il re che si può dire che è l'aragosta e poi abbiamo anche il lastice. Ma noi usiamo anche, riportiamo alla luce il pesce povero, tipo la palamita. Abbiamo fatto una bella serata. E i clienti l'hanno ben accolta questa palamita che è un pesce povero che insomma guardiamo di metterlo alla luce come piatto prelibato. Poi non solo pesce, ma abbiamo anche una grande selezione di carne, facciamo delle tagliate, delle bistecche alla fiorentina, degli stracotti, dei brasati, abbiamo una grande selezione di carne. Tipo può essere la chianina, che è molto famosa, ma noi usiamo anche una limousine, che è una razza di... e la scottona. Senti, come apertura, quando siete aperti. Ma Noi siamo aperti tutti i giorni, fuorché il lunedì. senti, ora, visto che ci hai parlato della palamita, quindi un pesce un po' particolare, ma una ricetta veloce da fare a casa? La palamita è proprio veloce veloce, aglio e prezzemolo, pomodorino fresco, sfilettare la palamita, proprio levare non tutta la lisca perché mi può dare quel saporino, una sfumatina di vino bianco e poi portare a cottura, mettere dei crostoni di pane sul piatto e poi servire, è un piatto eccezionale. Senti, e invece una curiosità, col cacciucco, vino bianco o vino rosso, come ogni tanto si sente dire? Allora, prima era tutto vino bianco perché il pesce prima l'abbinavo solo al vino bianco, ma ora abbiamo trovato anche dei vini molto delicati che si può abbinare anche al vino rosso. Senti, avete qualche altra serata a menù in programma per i prossimi Ora mesi? prossimamente abbiamo la festa della donna, con un bel menù ricco sia di terra che di mare, e poi abbiamo altre serate che vorremmo fare anche in piscina oppure anche qui in questa sala meravigliosa. Perché la sala, il convento è veramente bella. Ora abbiamo anche in programma con delle scuole di ballo qui di Pistoia fare delle serate abbinate al cibo e al ballo anche sudamericano. Benissimo, allora noi aspettiamo i programmi e qualche altro suggerimento culinario. E noi vi aspettiamo qui alla Taverna dei Frati. Benissimo, ciao Paolo e grazie. Arrivederci, grazie a lei. Buongiorno.